Eccomi, ciao, buongiorno. Giusto. Allora, le tecniche di pittura sono molteplici, poi dipende anche da che tipo di effetto voi volete ottenere. Come vi ho sempre detto, per quel che riguarda ad esempio i nostri prodotti, sono due che fondamentalmente si prestano molto bene a essere utilizzati per la pittura, che sono uno, ovviamente, sono i bee painting, che sono delle vere e proprie tempere alimentari, sono delle tempere a base mista. Acqua olio, quindi sono assolutamente coprenti. Oppure se desiderate andare, diciamo, ottenere un effetto più acquarello, allora potreste utilizzare tranquillamente i nostri colori liquidi per aerografo, che invece sono a base alcol. L'alcol evapora immediatamente e il colore si asciuga. Questo cosa vuol dire? Non vuol dire che le tempere non asciugano. Le tempere asciugano assolutamente in tempi comunque brevi, quindi però magari invece che impiegare qualche secondo, come succede con i colori aerografo, magari con la tempera si asciuga in qualche minuto, quindi ci vuole un pochino più di tempo. Ciao Angela! Assolutamente. Assolutamente no, i bee painting non vanno diluiti, li utilizzate tal quali, contengono una parte più, diciamo, più solida, chiamiamola così, e una parte più liquida. Dovete semplicemente mescolarli con uno stuzzicadenti, un qualunque strumento abbiate a disposizione, dopodiché potete utilizzarli, ok? Una volta aperti, non dovete fare altro che chiudere il coperchio e mantenerli in un luogo fresco, lontano da fonti di calore. Abbiamo in alcuni casi cambiato la formulazione, adesso vabbè, sta arrivando l'inverno, però in periodi molto caldi, una volta aperti, è consigliato magari tenerli proprio in frigorifero, più che altro perché la parte diciamo liquida tende ad asciugarsi se fa troppo caldo. Eccoci qua. Allora, volevo farvi aspettate perché mi ero preparata. Ok, ecco una cosa. Mi avevate chiesto se le tempere, cioè parlando appunto con una ragazza, mi diceva: eh sì, però la pasta di zucchero non deve essere grassa perché altrimenti il colore non prende. Questo in linea di massima è assolutamente vero, nel senso che su una pasta di zucchero, vi ricordate il discorso che avevamo fatto, a base grassa o a base non grassa? Su una pasta di zucchero a base non grassa, come può essere una gran paste, ad esempio, o prendendo ad esempio anche la Super Mod o la Extreme Mod, la pittura viene indubbiamente facilitata. Ma come appunto vi dicevo, con le nostre tempere non avete comunque questo problema. In questo caso io ho preso dei normalissimi cioccolatini, voglio dire, se non è grasso il cioccolato, non so cosa possa esserlo. Ci sta. Lo intingo, non so se, ecco, ve lo metto un pochino più a lato, in un po' di acqua, semplicemente perché la parte oleosa della mia tempera si è attualmente molto asciugata, ok? A furia di aprirlo, usarlo. Quindi io intingendo il pennello semplicemente in un po' d'acqua vado a ristabilizzare, cioè a ristabilire l'equilibrio tra la parte, diciamo, densa e la parte invece più, come si dice, più, oh, e non mi viene, è la parte più liquida. Allora, quindi, data pennellata, ecco qua, questa è la copertura sul cioccolato. Ovviamente, in questo caso, il pennello era molto bagnato, quindi il rischio è di avere un po', cioè se avete delle basi molto grasse, tenete più parte solida che parte liquida. Ok, però come vedete io vado a coprire diciamo, il cioccolato senza nessun tipo di problema. Stesso discorso con la pasta di zucchero, in questo caso color magenta. Ok, vediamo anche l'effetto, eccolo qua, sul marrone. Assolutamente, ora non ho più colore. Ok. E come vedete anche sul marrone è coprente. Ciao Mi Maristella, dicevo dicevo l'oro,
in questo modo, io come ho fatto per il bianco vado a dipingere, ecco qua, e anche in questo caso ho una copertura veramente perfetta, va bene? Come vedete, anche l'oro va a coprire il cioccolato senza nessuna difficoltà. Stesso discorso sul magenta. Andiamo sul, ecco qua, sulla pasta di zucchero marrone, ok? E già che l'abbiamo qua, anche sul bianco. Ciao Vale, ciao Manu. Ecco qua, come vedete in 2 secondi ottengo un effetto assolutamente coprente. In questo caso avevamo usato appunto l'oro, ok? Questo è il ciano che è veramente ridotto in condizioni pessime, veramente pessimo, però ecco qua. Guardate anche il ciano sul cioccolato, come va a coprire il cioccolato. Rosaria, lo dicevo poco fa, le tempere hanno un tempo di asciugatura di qualche minuto, veramente non ci mettono pochissimo. Hanno un tempo leggermente superiore rispetto a quello che sono i nostri colori aerografo, perché i colori aerografo sono a base alcol, quindi l'alcol evapora subito, mentre che è la tempera Blue Navy che abbiamo fatto, perché i colori scuri sui colori scuri possono dare dei problemi. In questo caso invece vedete come il blu è blu e va a coprire tranquillamente la pasta di zucchero. Guardate come mi sono conciata le mani in 2 secondi. Ecco qua. Ora io non, aspettate che la, ovviamente l'ho usata, quindi devo, ok. Ecco qua. Come vi dicevo, possiamo utilizzarlo anche per colorare. Prendiamo uno dei colori più difficili da ottenere, che è il nero, ok? Io prendo la nostra il nostro Be Painting, prendo la punta di un coltello di painting, la metto sulla pasta di zucchero, ok? In questo modo e vado diciamo ad amalgamare. Ripeto, se avete i guanti è meglio, perché ovviamente, a parte che poi basta che vi laviate subito le mani, però ovviamente la tempera tenderà a sporcarvi lì per lì le mani, questo comunque come succede anche con i colori in gel. Voi mescolate bene, ok? In questo modo, ok? Quindi adesso facciamo così, ok? La pasta, come vedete, è diventata nera immediatamente. Aspettate un secondo che mi levo i guanti, ok? In questo modo. Aspettate, adesso ovviamente ho le mani un pochino più, come si dice, sudate dai guanti, però come vedete non mi sto macchiando particolarmente le mani di nero e la pasta è veramente veramente nera. Volevo farvi vedere appunto la tempera bianca, se scopro dov'è che l'ho messa adesso, eccola qua. Prendendo la tempera bianca, ok, sulla pasta di zucchero appena colorata di nero e andiamo a dipingere sopra. Come vedete, viene bianco la pasta. Vi ricordo che abbiamo fatto il libro, sono i 60 colori di zucchero, che è una guida, ovviamente la trovate sempre su www.bmagenta.it, che è una guida pratica su come ottenere più di 50 diverse colorazioni, ok? Qua ci sono le spiegazioni, qua avete tutti i colori, partendo da
Pasta di zucchero, ciano, magenta, giallo, nero e bianco. La guida è proprio in grammi, come potete vedere, avete proprio i grammi, precisi. Se avete bisogno di più o meno, quantitativo, vi spiego, nella prima parte come, o fare le debite proporzioni. Nell'ultima pagina inoltre avete degli schemi diciamo liberi nei quali man mano che voi andrete a crearvi i vostri colori potrete segnare qua le dosi. In questo modo ovviamente voi avete una riproducibilità perfetta di quel colore. Perché? Perché soprattutto chi colora la pasta di zucchero per la copertura non sempre riesce a fare tutto in una mandata. Magari la pasta di zucchero non basta, dovete ricolorarla e riottenere precisamente lo stesso identico colore diventa molto molto difficile, ok? Voi eccoci qua. E quindi sì, tempere alimentari potete usarle su qualunque cosa. Cosa intendo? Intendo dire che potete utilizzarle sulla pasta di zucchero, come avete visto. Tranquillamente anche sul cioccolato, ecco, forse ora si vede meglio la sfumatura che abbiamo fatto prima dal ciano al Blue Navy. Potete usare pasta di zucchero, cioccolato, potete usarle sul marzapane, potete usarle direttamente sulla frolla, potete usarle sull'ostia, e per qualunque cosa io sono ovviamente a vostra totale disposizione. Direi che ci vediamo domani. Direi che aspetto le vostre domande, aspetto i vostri dubbi, le vostre richieste per demo, spiegazioni, chiacchierate e quant'altro. Vi ringrazio, vi mando un super abbraccio, ci vediamo domani alle 2, 2 e mezza, sempre qua. Ciao, baci baci!